ormai protagonista da tempo della vita quasi di tutti i giorni, uno degli elementi che aiuta a parlare di Made in Italy in tutto il mondo, ma si parla, ma non si riesce mai magari a comunicare in maniera adeguata il vino. Ecco, si pensa al movimento turismo del vino toscano adesso? Il movimento turismo del vino toscano intanto parla da solo, perché noi accogliamo le persone in cantina. Oggi però abbiamo voluto usare un po' con una comunicazione diversa. Molto spesso le associazioni vogliono descrivere un vino con descrivendole in il colore, il naso, il gusto. Invece noi abbiamo voluto parlare della comunicazione che c'è dietro e delle emozioni che e delle emozioni, ma in un modo un po' street. Quindi abbiamo riunito dei personaggi molto molto famosi e li vogliamo far confrontare sui nuovi metodi di comunicazione, non solo del vino, ma ormai che sono del mondo intero. Quindi sono usciti alcune novità per quanto riguarda musica, social. Il protagonista del dibattito che si è appena concluso è Lorenzo Baglioni, infatti sentite un po' di musica di sottofondo. Lui ha fatto degli spot anche per associazioni e per il Chianti Classico, ironizzando e descrivendo con la musica la tappa del Giro d'Italia per il Chianti Classico. Oggi abbiamo voluto metterlo nelle nostre mani e niente, ha voluto descrivere le emozioni che noi facciamo provare agli appassionati quando li accogliamo in cantina in un modo diverso, in un modo giovane, in un modo fiorentino, con i nostri vini.